Siamo arrivati adesso a Genova e Marco scivolo perché il cane ha preso ad andare di corsa. Vieni no. Ok, allora siamo arrivati adesso a Genova e stiamo andando a pranzo fuori. In realtà è un po' tardi perché sono le 2 passate, ma Marco ha fatto tardi con il lavoro. Adesso andiamo e andiamo in un locale un po' caratteristico, un po' carino, che siamo già andati lo scorso. Ma non ci siamo andati, amore? Sì, ci siamo andati un anno fa e poi non ci siamo più ritornati. Adesso, siccome è stata la festa della donna e insomma, è tanto che non andiamo a pranzo fuori, abbiamo deciso di ritornare in questo posto. Ma intanto vi facciamo anche un po' vedere. A me è piaciuto un sacco, a Marco ni, diciamo così, né sì né no. E vi faccio vedere quando siamo dentro. C'è anche il Rocchetto che ha fame perché anche lui deve ancora mangiare, poverino. E qua stiamo passando nella galleria. A te sei arrivato subito. Perché? Subito a farti quella vita. Io sono un altro, porto un po' di pane. Grazie. Grazie. Che bello il piattino, amore. Dove faccio la fattina? Io lo so, qua sopra. E uno sui search. Ma se vuoi spezzare la foto cosa? Ti sei fatta la foto? Ma quella non questa è papà mia. Papà mio. Ora amore l'ora di mangiare. Ci sono le patatine, champagnino, maionese, pane. È ottimo. Come me ricordavo. Sì, però insomma se c'è una realtà già, ci direte come faccio io, pure la realtà. Buono.
Troppo.
Che ti fa piace? Non ti piace? Ho capito, io ho mangiato tanto, amore, ho mangiato anche la tua, basta. Buongiorno. Tu quella la mangi a te. Marco, cannolo con pistacchio e qualcosa, non mi ricordo che cosa. Mangia, Marchetto. Ok. Come si mangia bene? Com'è, Thomas? C'è la cannella. C'è la cannella? Buono, sai che io il dolce a fine pasto. Allora, siamo qui in Piazza De Ferrari, quindi dove c'è la fontana bella. Ora vi faccio vedere. Vedete? Qui è l'incrocio, là c'è la via dello shopping, e via 20 settembre, e invece qui è tutta Piazza De Ferrari con la fontanella. Siamo in via San Vincenzo per shopping, quindi per negozi, in realtà niente shopping ma solo a visionare negozi, e più che altro ci stiamo dirigendo per la mia merenda perché io il dolce non l'ho preso e voglio fare merenda nel mio solito posto genovese dove faccio merenda. Cioè ci sono due posti in realtà dove faccio merenda, tre, due sono due pasticcerie e uno è un forno, però siccome abbiamo mangiato tardi io adesso andrò per il dolcetto che non l'ho preso a pranzo. Giusto, mo? Giusto. Però tu l'hai preso, quindi non mi tieni compagnia. Lo riprendo. No! Non fa mica male. Sì, invece che ti fa male. Farti compagnia. No, poi ti viene il diapete. Già non so vedere. Rocchino? Rocchetto, ciao! Ci stiamo avvicinando alla mia pasticceria. Canolino per noi, merenda, 5:30. Vedo una della scritta qua. Dove mangiamo? Panarello. Eravamo indecisi tra questo e quella che vi ho fatto vedere prima, che è la pasticceria Tagliafico. Allora ho optato per questo a merenda. E questa sera prenderemo un tortino da portare a casa.
siamo in macchina, Marco è andato a pagare il parcheggio, mi vedete sfocata? Marco è andato a pagare il parcheggio, siamo arrivati adesso in macchina, ora ci andiamo, eccolo che è arrivato, ora andiamo a prendere la tortina da tagliafico e poi la focaccia al formaggio forse per questa sera cena dalla solita focacceria Arecco, e non so se lui si fa un pit stop a fare un po' di spesa, ma anche no, non lo so perché non ne ha voglia. Io comunque devo stare in macchina col cane e volevo farvi solo un secondo vedere, siamo andati un po' su negozi ma non avevo intenzione di comprare niente, infatti non sono andata appositamente per negozi, ma vi volevo fare vedere un secondo se si accende la luce. Ok, che ho comprato una cosina sola da 15 euro, ma perché non ne ho potuto fare a meno, nel senso che non potevo lasciarla lì. Guardate questa camicettina di Stradivarius con tutti i tatuaggi, con tutti i tatuaggi, bellissima ragazzi, è una camicettina semplice bianca con tutti i tatu e da Stradivarius, quindi ve l'ho detto, a 15,95 euro, perché come Zara mantengono il 95, quindi volevo solo farvi vedere questa bellissima, io felice. Siamo a Arecco, siamo nella solita pizzeria da sporto, nella solita focacceria da sporto, e Marco è sceso per andare a prendere la la focaccia a formaggio, ce la portiamo a casa, però non la mangiamo adesso, anche perché adesso sono le 7:40, ma non abbiamo fame ancora perché cioè io alle 5:30 mangiavo il cannolo con la crema, quindi abbiamo mangiato tardi oggi perché siamo usciti dal ristorante che erano le 3:30, 4:15, quindi abbiamo mangiato tardi e quel ristorante lì comunque è aperto, bene o male è aperto tutto il giorno, ovviamente poi verso le 4 tagliano determinati piatti, magari lasciano tipo dei panini, delle cose più easy e più veloci, però bene o male è sempre aperto, fa orario proprio dal, diciamo, da mezzogiorno fino alla sera, tutto orario continuato, e è chiusa la domenica. E noi è la seconda volta che siamo andati e a me piace, giusto per la bestia, insomma, per la lobster, ma mi piace anche come localino, insomma è carino, ovviamente è un po' caruccio, però insomma mi piace. A Marco non piace più di tanto, ma perché lui non ama la lobster, però a me sì, piace. E quindi adesso appunto vorrei andare a casa, la spesa poi alla fine abbiamo deciso di non farla perché appunto è venuto tardi, non di urgente non ci manca niente, però diciamo che ci manca tutto, insomma tutto e niente, però abbiamo bisogno di fare un po' di spesa, ecco, più che altro un po' di scorta eccetera. Però abbiamo deciso di andarci, facciamo inizio settimana, anche perché onestamente di sabato e domenica veramente brutto andare a fare la spesa. E la tortina l'abbiamo presa, è lì dietro, speriamo di non spatasciarla e di non romperla, perché è un tipo un zuccotto tipo soffice comunque, e quindi se si spatascia comunque uguale, e non so se la mangeremo un po' stasera, un po' a colazione domani, adesso vedremo. E comunque ve la voglio far vedere appena arrivo a casa. Eravamo a Genova e tra l'altro c'era il derby, quindi eravamo nella sabato di derby, quindi c'era un caos infernale, Genoa-Sampdoria ovviamente, e niente, quindi eravamo in giornata di derby. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia delle piccole cose che non hai ancora? E se ti senti finito di potrei ogni confine arricchire e svoltare un'esistenza intera. Felice, adesso non ti mangiare per le piccole cose che non hai ancora. Che non hai ancora. Per raggiungere la furia, per piccole cose che non hai ancora. Anche solo di mangiare, per piccole cose che non hai ancora.
andava. È già un po' che ci giriamo intorno. Di solito mangiamo le paste. Ma, che buon profumo! Un motivo per il quale ho preso anche la tortina è perché sarebbe più o meno un anno. Guardate che carina! Sarebbe più o meno un anno che siamo su YouTube. Vi dico più o meno perché in realtà è da quando siamo andati, abbiamo fatto il vlog di Hong Kong, cioè che poi non era proprio un vlog, la prima volta che siamo, quando siamo andati l'anno scorso a gennaio a Hong Kong, alle Filippine, però diciamo che non erano proprio dei vlog, però era la prima volta che pubblicavamo qualcosa su YouTube, e, però in realtà i primi vlog li abbiamo fatti a marzo, quindi insomma non mi sento di impostare proprio una data precisa, però più o meno a grandi linee è un anno che siamo su YouTube con il canale, e quindi mi faceva piacere prendere una tortina per noi e per voi, quindi insieme a voi insomma. Allora, la tortina, vabbè, è piccola, è un simbolo, no? E è fatta col pan di Spagna, mi hanno detto, liquore e cioccolato e crema. Apriamola. Perché pensavo metà per uno. Adesso voglio col quartino, poi la metà vediamo. Io adesso io quartino. Posso mangiare qualcosa la mattina io, eh? Col liquore? Allora, guardate! Vedete? È tipo uno zuccotto, una specie di zuccotto liquoroso. Com'è? Va, sono quelle fatte, quelle che fanno le due varianti. Buono. No? Vero? Sembra quella nera. Ah beh, sì, col pan di Spagna. Alla fine è grossa. Come tre paste. Franco, guarda. Tanto per dire, sono le 11. Noi mangiamo tortina alle 11. Il liquore è buono, è sempre il liquore che usano nelle torte, ma non riesco a capire dove è.